le armi si mandano, Tarquinio. Sì, lo so, non è una scoperta. No, no. Io non rappresento certo la politica, lo dico chiaro su questo, lo sanno tutti, la politica che c'era. Provo a dare rappresentanza anch'io. Per ecco, quindi scusami, se si trovasse... A tanta parte dell'opinione pubblica italiana che, cioè, non ha rappresentanza. No, 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 ma infatti il senso della tua candidatura è chiaro. La domanda che magari molti si fanno è: qualora ti dovessi trovare nella condizione di votare un provvedimento per dare armi all'Ucraina, quello lo ha fatto il Parlamento italiano, ma magari in Europa una risoluzione per, che cosa voteresti tu? Il contrario, ma voglio dire, sanno tutti che sono contrario all'invio di armi in qualunque teatro di guerra aperto del mondo, qualunque teatro di guerra aperto, e sono contro l'abrogazione che questo governo di destra-centro sta perseguendo della legge 185 sul commercio delle armi, una legge che è nata perché il Parlamento e la politica hanno raccolto la spinta che veniva dalla società italiana che sarà mobilitata per anni. Quindi voteresti sì, in dissenso, così. Certo, no, l'hai detto tante volte con lealtà, dici io voterei in questo caso in dissenso. Però io soprattutto vorrei dire, abbiamo sentito bene, quelli che ci ascoltano hanno sentito bene le parole anche della Premier Meloni, io di dentro c'è un messaggio che annuncia l'onestà che prima o poi bisogna avere con l'opinione pubblica. Se si va avanti lungo questa strada, bisogna dirlo chiaro e tondo che alla fine smetteremo di fare la guerra col petto degli altri, anche perché in Ucraina sta accadendo qualcosa di potente. Centinaia di migliaia si rifiutano di arruolarsi, molti sono scappati in Europa occidentale e non rientrano, il governo ucraino sta negando servizi consolari di base per costringere le persone a rientrare in patria, perché la guerra stanca. Dall'altra parte ci sono milioni di russi che sono scappati in Kazakistan, nel Caucaso, a Cipro, quelli che hanno più soldi, quindi dentro l'Unione Europea, per evitare di andare a essere sbattuti al fronte. Questa guerra è rifiutata dalla coscienza di tanti e tante che sono soli senza la politica a fianco. Non c'è nessuno, non a Mosca di certo, ma neanche in altre capitali, che lavori per far fermare questo disastro con l'intensità che servirebbe. Molti hanno idee su questo, in diversi partiti, compreso il PD. Io voglio sperare che si crei una massa critica e una capacità di incidere sui processi politici. Quindi, diciamo, altrimenti si finisce prigionieri delle trappole. Delle trappole, Davide, che descriveva Di Bella a proposito dell'America. Ondate di, chiamiamoli, populismo di destra da una parte, controondate da sinistra, alla fine quelli che hanno il compito, dovrebbero averlo, di incarnare una speranza diversa dentro il caos in cui siamo, caos bellico, si ritrovano ad essere stritolati dalle due ondate e ridotti a degli oggetti, degli scogli su cui di battono gli scogli. Il punto di vista di Tarquinio è molto chiaro, perché con lealtà lo ha sempre detto, e lui si candida proprio a rappresentare quella parte degli elettori e anche del Partito Democratico che non vogliono mandare le armi in Ucraina. E quindi magari no, io voglio una politica diversa. Sì, è una semplificazione. Mi riduce da quello che dice no alle armi. Io sto accanto agli ucraini in tutti i modi possibili, ma ritengo. Ma vorresti convincere anche altri tuoi compagni di partito? Però io immagino che tu lealmente dici: io vorrei anche provare a convincere altri compagni di partito che questa mia è la linea giusta. Non solo del mio partito, vedi, certo, quello per il quale partecipo come indipendente, ma anche quelli che ci sono. Ma è ovvio, si candida perché. Questo è straevidente, però se uno si candida per in qualche modo provare a influenzare una linea, provare a dare una linea politica anche alternativa. Ma questo...